O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e ci hai riscattato per Dio con il tuo sangue. Donaci, Signore, il pane della vita. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù, del tuo Figlio Gesù. Noi ti ringraziamo, Padre. Per la potenza dello Spirito, egli è venuto tra noi nel seno purissimo di Maria, fece del mondo la sua casa, elesse i poveri, annunciò pace e riconciliazione a tutti, si consegnò liberamente alla morte di croce. Noi ti ringraziamo, Padre. Per amore egli è venuto, d'amore è vissuto, con amore si è donato a te e in un gesto supremo d'amore si è sacrificato per noi. Noi ti ringraziamo, Padre. Nell'ultima cena, riunito con i discepoli, dopo averci dato il comandamento nuovo, segno di eterna alleanza, ci lasciò il suo corpo e il suo sangue per la remissione dei peccati.
Quando Cristo comunica al credente non solo la sua virtù e la sua grazia, ma il suo spirito e il suo corpo, mescola in certo modo la sua anima con quella del giusto, il suo corpo con quello di lui. Il Signore mostra se stesso attraverso gli occhi, la bocca, i sentimenti del fedele. Il volto di questi, i suoi movimenti e il modo di agire sono quelli di Cristo. Cristo occupa così bene l'anima, vi prende intimo possesso, pur senza distruggerla o corromperla, che nell'ultimo giorno si scoprirà soltanto Gesù in quest'anima e nelle anime dei giusti. Cristo, perciò, e i fedeli, pur essendo distinti, saranno un solo e medesimo Cristo. Signore, quando siamo nel dubbio e nelle tenebre, quando ti cerchiamo senza poterti trovare, aumenta la nostra fede. Signore, pietà. Signore, pietà. Questo? Sì.